c'è stata l'occupazione delle fabbriche, nacque il fascismo, nacque il fascismo in relazione al massimalismo che c'erano. Come si ripeto, che Bertini dice che il massimalismo fu la causa del fascismo. Difatti non ci fu un'iniziativa che poteva portare avanti l'occupazione delle fabbriche e poteva mettere in campo il movimento anarchico, perché c'era. Quindi non era possibile nessuna alternativa allo Stato normale. Viene il fascismo. E io ero un ragazzo, ero un ragazzo, e quindi allora di quelli che si dichiaravano anarchici come me ce n'era, ma che non erano anarchici, che erano i lavoratori, che i protestatori, eccetera, no? Allora viene il fascismo e Malatesta dà il via al fascismo con l'attività rivoluzionaria, con la forza antifascista, no? Così fecero i comunisti e i comunisti. E questa vicenda durò 20 anni. Intanto. Sì, sì. Intanto durò 20 anni questa vicenda. Intanto del 21. Io organizzo nel 21 una imboscata contro i fascisti che venivano a invadere il nostro paese, che è un paese vicino a Venzala, che poi tu lo trovi nel libro della Rosaria. Allora noi facciamo in modo che questi fascisti non vengano a invadere il paese, però vengono più tardi coi carabinieri, e allora non avevamo niente noi, no? I carabinieri riescono a sbandarsi, due di noi sono rimasti feriti, insomma, e ci fu più tardi un processo che io fui considerato, dai giudici di quel tempo, minore di 18 anni, avevo 18 anni e 14 giorni, per diminuire la pena, i magistrati mi considerarono minore di lui. E così furono il fascismo. Io sono stato il primo a organizzare il Comitato di Liberazione Nazionale, no? Però cosa succede? Succede che nel frattempo io avevo messo nella mia cava dei giovani resistenti di legge, che poi questi giovani furono, diremmo così, traditi da uno della flottiglia Mas di Spezia, no? E fece il rastrellamento nella mia cava e portarono via i miei figli, questi due giovani, ma io ero in questa riunione che tu troverai qui. In questa riunione ci vengono a avvisare che hanno fatto questo lavoro e andiamo. Allora i miei figli, che erano considerati degli operai, dopo due giorni sono stati messi fuori, ma i giovani che io avevo reclutato furono condannati a Firenze a 10 anni, però riuscirono a scappare mentre i tedeschi li portavano via in un camion e ritornare alla casa. Quindi fui il primo a organizzare la resistenza, fui stato il primo a essere arrestato, e ho fatto 45 giorni che sotto il pericolo dei tedeschi, che dovevano da un momento all'altro entrare nelle prigioni per ammazzarsi tutti, no? Quindi finisce però anche questa parte qui, ci mettono fuori perché il prefetto si prende paura, ci mettono fuori e mi mettono alla guardia dei figli, insomma vado in cava,
e in casa comincio a mettere su la Lucetti, la cooperativa Lucetti, ma eravamo poche persone. Ora bisogna tener conto che noi, rispetto all'anarchismo ortodosso, noi non eravamo anarchici nessuno, perché non sapevamo delle associazioni della proprietà privata, non sapevamo dello Stato. Noi eravamo degli antifascisti che si veniva da un'attività del 19 e su si continuò a combattere, ma non c'era l'errore che commettiamo noi. E quando parliamo di anarchici, nel senso puro della parola, che non era vero, eravamo così da un passo all'altro, ma non avevamo nessuna. Comunque finisce questa guerra, però durante la guerra ci fu un tradimento che tu lo trovi qui da parte dei comunisti che tentarono di farmi ammazzare, qui, in questo libro qui. E allora, finito questo sganciamento ordinato dalla brigata, finito questo sganciamento, dopo 8 giorni passiamo il fronte, siamo andati a Lucca a finire là. Là cominciai a capire cosa volevo dire essere anarchici, perché allora non sei impegnato nelle cose di fuoco così. Allora cominciai a ragionare col cervello. Sicché finisce questa guerra, io mi metto a fare le cooperative. Ma le cooperative non si potevano fare con gli anarchici, perché non c'erano. C'erano gli anarchici così come ti ho detto ora prima. Carrara, l'anarchismo era un residuo del sindacalismo di Meschi, no? Io penso che la guerra l'hanno vinta gli alleati, la liberazione, la liberazione è venuta attraverso gli alleati. E il movimento partigiano è un piccolo episodio, importante finché vuoi, inserito nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è il padre. Prima di tutto, quando siamo andati ai monti, dopo il famigerata bando che disse Badoglio mentre andava verso Caserta, l'Italia è tutto un frastuono di fuggi, gente che si spogliavano, alpini, donne, bimbi, scappavano tutti per salvarsi dai tedeschi, perché non si capiva più niente nessuno, colpi da tutte le parti. Quindi siamo trovati ai monti non per difendere la patria, almeno la mia generazione, la mia, ma per nasconderci da questi, quel caos che noi esistevamo. Oggi poi è ancora più confermato. E quindi sono pronto a dirlo in qualsiasi platea che non è vero affatto che questa Repubblica viene dalla Resistenza. Perché se fosse vero che questa Repubblica avviene alla Resistenza, io come partigiano e mia moglie mi vergogno, come mi vergogno di aver combattuto per questa patria dei pochi. Sono andato in montagna il 9 di settembre, come tutti, e poi siamo ritornati giù. E i primi che sono andato in montagna, insomma dopo l'8 settembre, io ho trovato su in campo Cecina, le prime persone che ho trovato, Elio, Rigo e il Cicci, che sono scappati di in carcere a Sardana. Poi al Piastrone, a Lorano, ho trovato Mazzucchelli e tutti i resti, il Caporalin, tutti questi giovani, donne, tutte queste persone grandi. Poi io a sua volta sono andato alla Lucetti, che poi dopo già mi sono mischiato, eccetera. Nella Lucetti eravamo in 7 o 8, è inutile che stanno a girare quei grandi nomi, potrei fare tutti i nomi ancora oggi a memoria. Mentre gli altri, questa formazione Lucetti, di tendenza anarchica, il nome stesso poi diceva già qualche cosa, Carrara, era presa di vista da tutti gli altri gruppi partigiani.
era tutto pieno. Noi hanno tentato, sua miseria, a poco un paio di nostri, bragati, a disarmarsi. È venuto su Obarda e c'era una cosa incredibile. Poi la cosa più brutta che c'è stato, che da noi, quello che abbiamo assistito è stata la cosa più brutta, che fu ucciso un ragazzo, 18 anni, 19 anni in più di me. Galeotti, Giorgio Galeotti, fu stato ucciso lassù e di lì è cominciata ancora più trama, perché ecco, Carrara c'è questo di male, Carrara non c'è cultura, quindi nei partigiani tutti si formavano già, hanno già fatto nei partigiani, c'era già formare partiti. Le donne per me sono stato un fatto determinante per la guerra dei partigiani, almeno qui nella zona. Hanno scritto pagine che sono memorabili, si sono donate anche per salvare, per spiare, eccetera, eccetera. Hanno fatto una vita poi andando a Parma, col carretto, non sapevano quando venivano fermati sulla Cisa di che con chi erano a parlare, perché si presentavano, magari c'era partigiano, quelli erano tedeschi, quello magari c'era solo tedeschi, quelli erano partigiani, e era triste. E vedere poi quella gente, i brigatisti, i fascisti, come si chiama, che portavano via tutto questo mangiare, che poi una parte veniva anche a noi sui monti. Veniva anche a noi sui monti. Io so che nella formazione dove ero io, a noi tante cose le portavamo all'ospedale, per esempio lenzuoli, tutte queste cose qua furono portate all'ospedale, latte e tante altre belle cose. Le donne hanno avuto la parte più nobile nella guerra della resistenza, noi a Carrara abbiamo un monumento alle donne, no? E sono insorte anche dopo la liberazione, però oggi vedo che tutti questi sacrifici, tutto questo voler fare, tutto questo, è stato soffocato tutto, basta prendere la società attuale di oggi. L'uniche persone ancora uniti sono, e lui magari non dice no, stai né, sì, l'uniche persone unite ancora oggi sono i partigiani anarchici, ma perché sono sempre stati uniti, con gli idee viceversa, magari facciamo delle questioni enormi, ma c'è sempre quella solidarietà. Quindi per me, con poche parole, le donne hanno avuto il peso che nessuno l'hanno avuto, ma sia da una parte che dall'altra, perché se noi pensiamo a Carrara, le più grandi spie tedesche erano donne, sia italiane che letto, quella che è stata uccisa su via Roma era una donna. Il mio nome di battaglia, è Terenze. Andavo su, ci portavo da mangiare, andavo a piedi in Caraucara, poi mi tiravano giù con la funivia. Io in cima di qua, l'altra piena di sassi, di grottoni, che come arrivavo in fondo faceva il colpo e io saltavo, aspettavo la mia prima figlia, ero di 3 o 4 mesi. Una funivia non elettrica, una funivia... No, a contrappeso. Era elettrica, con tutta la corrente non c'era. Non c'era, era contrappeso, la caricavano e quei sassi lì, io venivo in giù. Su a piedi, perché non andava su. E in giù a contrappeso, ma di notte, viaggiavo di notte, di giorno, per i cimiteri, per i buchi, dappertutto. Quando hanno dato fuoco a Miseglia non c'era nessuna Miseglia, ero io in un fondo rinchiusa e la mattina sono venuta fuori con la paletta che avevano lasciato i tedeschi, facevo il segnale a loro di venire giù perché non c'era più niente. I miei morti che erano i suoi paesani mi dicevano: guardi, questo è il sangue di tuo marito, ma io ero coraggiosa, non so, ora sono che ho fifa. Ma a quei tempi ero coraggiosa, ero un bersagliere, non avevo paura né di tedeschi né dei mai morti, di nessuno, avrei passato chi lo sa. Tutto, io stavo bene quanto ero lassù con lui. Una sera mi hanno lasciato in la Caraucara sola, con un vecchietto ferito. Loro sono tornate alle 2. Ero lassù con un ferito nella Caraucara senza un lume, senza niente. Quanto ho inteso venire loro mi sono rintesa a nascere.
Poi quel giorno che sono venuti i tedeschi, ero là su lo stesso, hanno cominciato a sparare. E io ero là su. Che c'è stato un combattimento, no? Hanno preso anche i tedeschi, loro. E c'è stato dei feriti, e io ero là su. Alla sera sono tornata in giù, ma camminavo che avevo sempre paura di... che sparavano, ecco. Quante ne abbiamo viste. Ecco. E la fame, la fame, la fame. La speculazione è stata fame, qui. Che cosa? La fame, la fame. Loro erano senza mangiare. Io potevo fare due testaroli, mia mamma faceva la polenta, io la rostivo, ce la portavo, tutto così. Quello che mi sono meravigliato, strada facendo, della cosiddetta liberazione a oggi, mi sono meravigliato di qui. Ho partecipato a molti congressi, a molte riunioni, ho partecipato su al comune, che fanno sempre questo. Un giorno dicevo che ha messo la bomba ero io per quello che dicevo. Perché questo è il male, noi non raccontiamo le verità. Lei è una decorata. Io sono per decorata, dire la questo, croce al merito. Qui tutti su questa resistenza, sono tutti partigiani, tutti completamente, quando poi non era vero. Non era vero che c'era tutto quella marea di gente come vogliono far capire. No, come vogliono far capire. Qui dopo ci sono scritti tutti, come prima nel fascismo. Ci sono scritti tutti, non è cambiato niente. C'è stata gente che hanno dato la propria vita per avere una società migliore. Per fortuna questa gente che ha dato la propria vita per vedere una società migliore sono fortunati che sono morti. Perché io mi vergogno. Io mi vergogno, non so come si fa a commemorare il 25 aprile della Resistenza, questo è il problema di avere. A me mi possono dire tutto ciò che voglio, ma lo voglio proprio domandare a Agnasi, lo voglio domandare a Boldrini, lo voglio domandare a tutti questi signori della Resistenza che allora hanno dato qualcosa, si sono tutti immoscati, hanno vissuto da allora sino a oggi, senza mettere un contributo, senza produrre niente, dividere per regnare. Hanno diviso tutti per regnare, non è che hanno portato delle parole della convivenza pacifica, niente da fare. Niente da fare, resistenza, qua facciamo il 50esimo della resistenza, hanno dato 1 miliardo, 2 miliardi, 3 miliardi, là c'ho tutti i dati, tutti scritti, tutti per bene, soldi che sono stati dati da allora fino a oggi. Poi abbiamo creato la FIAP. Prima c'era l'Ampi, abbiamo creato la FIAP, abbiamo creato quello dei Verdi, come nei sindacati, la stessa cosa. Ogni partito ha il proprio sindacato, ha il proprio gruppo di partigiani. Io li chiamerei abbuffatori.